Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, oh Signore. Si avvicinava la Pasqua dei Giudei e Gesù salì a Gerusalemme. Trovò nel Tempio gente che vendeva buoi, pecore e colombe, e là seduti i cambia monete. Allora fece una frusta di cordicelle e scacciò tutti fuori del Tempio con le pecore e i buoi, gettò a terra il denaro dei cambia monete e ne rovesciò i banchi, e ai venditori di colombe disse: portate via di qui queste cose e non fate della casa del Padre mio un mercato. I suoi discepoli si ricordarono che... Anche voi venite dalla terra. E se qualcheduno non lo riconoscesse questo come un segno nobilissimo dello Spirito, devo ricordare il libro della Genesi. Lo plasmò dalla terra. Da questo punto di vista siamo ulteriormente fortunati noi, perché questa terra non solo produce buona gente, ma produce buoni prodotti, il che davvero fa da corona a questo immenso cantiere di Dio con cui Lui ogni giorno va dimostrando a noi che ci vuole bene. Il problema non è quello di voler bene a Dio, il problema è quello di meritare il perdono, l'atteggiamento cioè di colui che riceve. Il ricevente deve stare nell'atteggiamento di chi sa di dipendere in tutto, non di essere totalmente inclinati ad ascoltare il suo messaggio, a fare della nostra vita una consegna totale al Signore della vita. Oggi Gesù invece ci porta lontano dalla terra perché ci mette a Gerusalemme, la grande città, la città nobile, la città santa, la città delle grandi speranze. Anche oggi queste speranze non sono sopite, anche se viviamo delle autentiche tragedie proprio laddove Gesù ha consumato i giorni più tragici ma anche più gloriosi della sua vita. Gerusalemme, con tutto il suo territorio, è dinanzi allo splendore di un grande artista. Io ho questa capacità di riconoscere nel dono della terra quando Dio mi concede dalla mattina alla sera. Abbiamo questa tremenda responsabilità oggi perché la terra si sta vendicando. I fenomeni gravi che accadono nella natura non sono a caso, è perché l'uomo ha squilibrato i rapporti, perché l'uomo ha messo dei valori al di fuori e al di sopra di altri valori, ma bisogna ritornare alla bellezza del rapporto diretto con la terra, perché impariamo che noi, nati dalla terra, aspiriamo verso qualcosa che poi alla fine ci libererà completamente, perché noi saremo come degli angeli, saremo come una materia sottratta alla forza della materia e siamo lì a tu per tu con l'Altissimo, che ci dice la benevolenza della sua vita, perché Lui è contento di noi. Vogliamo dire: Signore, Tu sei grande e prodigioso, perché anche noi Tu hai fatto come un prodigio. Ci giovi davvero questo grande pensiero della vita, che noi siamo accolti tra le braccia di Dio, che Dio, nonostante tutto, nonostante le crisi e nonostante le difficoltà, Lui sta sempre lì a vegliare perché nessuno di noi abbia... Thank you.
e confortato dai copiosi frutti del primo convegno diocesano, trovi fedeli laici, religiosi e presbiteri sensibili al cambiamento e impegnati con gioia ed entusiasmo a lavorare per il Vangelo, per le necessità del nostro territorio. Preghiamo. Donaci, Signore, il tuo Santo Spirito. Per i nostri governanti e per tutti coloro che hanno la responsabilità delle nazioni, Signore, fa che amino i loro popoli, li servono con spirito di servizio e di umiltà, promuovono leggi giuste a favore dei più poveri e bisognosi e si impegnino alla lotta contro lo sfruttamento egoistico e dei beni del creato. Preghiamo. Per tutti i lavoratori che con amore e passione lavorano la terra e per i lavoratori tutti, il Signore benedica le fatiche quotidiane, dia serenità nel guardare al futuro con più speranza e fiducia e faccia maturare vocazioni per la terra, per essere contadini per vocazione e non per costrizione. Preghiamo. Donaci, Signore, il tuo Santo Spirito. La Chiesa, in questa giornata nazionale del ringraziamento, ci richiama a benedire i frutti della terra e nutrire il pianeta. Fa, o Signore, che l'uomo sia attento a coltivare e custodire la terra anche per le prossime generazioni, a guardare all'agricoltura come fonte di vita per tutti e a pensarla come intreccio con la solidarietà, l'attenzione ai poveri e la lotta allo spreco. Preghiamo. Per le famiglie che sono nel dolore, i giovani in cerca di lavoro, gli anziani e gli ammalati, dona, o Signore, la grazia necessaria per affrontare le difficoltà e le incertezze del domani, la sicurezza del lavoro, la salute e il necessario della vita. Preghiamo. Signore, nostro rifugio e nostra forza, tu sei aiuto infallibile nelle angosce, donaci di sperare in te, di percorrere i fiumi della grazia, perché tutte le genti ti conoscano, per Cristo nostro Signore. Eccetera, ricordiamo tutte queste persone al Signore. Padre nostro, che sei nei